Perché Krleža? Prima di tutto perché è il segno diacritico. Miroslav Krleža è il segno diacritico, quello che dice già un'appartenenza culturale, quel segno diacritico che è difficile appunto pronunciare. Krleža rappresenta l'Europa minore, rappresenta l'Europa, come lui stesso diceva, barbara, arretrata, violenta, cioè rappresenta i cosiddetti Balcani. Noi siamo l'esotismo, siamo lo scandalo politico, noi siamo il mare, noi siamo i bei tramonti, noi siamo la Šljivovica bevuta di fronte al mare, noi siamo anche il turismo, ma chi diavolo andrà mai a cercare la letteratura in questo paese? E come raccapezzarsi in mezzo alle loro stronzate nazionalistiche, a tutte quelle lingue, a quei dialetti così vicini e così diversi, dicono, a tutte quelle religioni e regioni? E invece noi avremmo voluto parlare di letteratura, di questo mostro sacro croato Miroslav Krleža, Questo pezzetto che vi ho letto è di Danilo Kish, un grande scrittore morto nel 1989, è stato anche candidato al Nobel, che in questo testo, che poi è uno dei suoi saggi, da qualche anno fa è stato pubblicato da Delphi, dice, il titolo è Homo Poeticus malgrado tutto, cioè noi vorremmo essere l'Homo Poeticus, noi vorremmo essere presi in considerazione per la nostra letteratura e non sempre solo per la politica, per gli scontri politici, per gli scontri internazionali, eccetera, eccetera. Allora, ho scelto Krleža perché la sua figura, lui è nato nel 1893 ed è morto nel 1981, l'anno dopo Tito, infatti il discorso per la morte di Tito lo fa Krleža, la sua storia, lui tra l'altro era anche un bel personaggio, si intreccia con tutta la storia del Novecento. È stato antimonarchico, è stato compagno, sempre compagno di strada dei comunisti, però sempre in una posizione, diciamo un compagno di strada scomodo. Però per tutta la sua vita, Krleža, che aveva combattuto allo scoppio della Grande Guerra in Galizia, torna ai ricordi della Prima Guerra Mondiale, a quella carneficina che è stata la Prima Guerra Mondiale, e scrive dei racconti che si chiamano Il Dio Marte croato, che escono nel 1922. E protagonisti di questi racconti sono i contadini soldati che sono stati mandati a morire in trincea. Il passo iniziale dice: il signor caporale di complemento Pesek Mato e i sei eroi di questo nostro racconto vivevano tutti da principio una vita silenziosa e amara, come la vivono milioni di uomini della nostra gente, che soffrono da secoli nel nostro fango, e ad ogni primavera e autunno tutti i nostri eroi sentivano quella loro vita come una cosa ancora creata dal Signore Dio, e anche il loro nonno e bisnonno, sia detto senza loro colpa, vivevano a questo modo. E allora che motivo c'è di porsi dei pensieri, e soprattutto che cosa si può fare? Queste pagine di Krleža mi pare ricordino moltissimo le poesie di Jaillet, il suo soldato somacale Luigi, dove c'è anche lì questa figura del contadino soldato, che fra l'altro è una figura che, con ovviamente molte differenze, però per certi versi ritroveremo anche nelle guerre inter-jugoslave di fine Novecento. L'altro elemento è questo elemento di un qualcosa di inesorabile, qualcosa che ricorre. La guerra è una cultura dove la guerra e la violenza fa parte del paesaggio, a cui è difficile opporsi, e diventa qualcosa di inesorabile. E da questo fango della Galizia poi Krleža passerà a parlare e a presentare, utilizzando anche le immagini di Bruegel e di Bosch, perché Krleža ha scritto su Goya, ha scritto su Michelangelo, solo per dire quanto la sua cultura fosse profondamente europea, diventa questo spazio, e il suo Brabante, questo spazio dove c'è sempre qualcuno che piscia, c'è sempre qualcuno che viene impiccato, c'è questa rappresentazione che è sia la rappresentazione della campagna intorno a Zagabria, ma anche la rappresentazione della Pannonia. Krleža durante la Seconda Guerra Mondiale tra l'altro fa una cosa estremamente interessante, cioè tiene un diario e, chiuso in casa, ha paura di uscire perché ha paura di essere ucciso sia dagli Ustascia che dai comunisti. E in quegli anni c'è un altro grande, che è Ivo Andrić, anche lui
è chiuso in casa a Belgrado e scrive i capolavori, quelli che poi gli daranno il Nobel. Poco dopo la guerra, Krleža pubblicherà un'altra opera, Le ballate di Petrica Kerempuch, che sono state tradotte qualche anno fa da Silvio Ferrari per Einaudi, e Silvio Ferrari è importante ricordarlo perché Krleža è noto in Italia perché ha avuto un traduttore che da decenni lotta per far conoscere la sua opera, e quindi è stato davvero un mediatore culturale. Una curiosità: nel 1960 Sartre arriva a Zagabria, incontra Krleža e nel suo discorso gli dice che il suo romanzo, un romanzo Il ritorno di Filip Latinovic del 1932, è il primo e vero romanzo esistenzialista. E Sartre dice, per fortuna, che La nausea, il suo romanzo in francese, è uscito e ovviamente il romanzo di Krleža non era ancora stato tradotto, perché altrimenti, dice Sartre, mi avrebbero accusato di plagio.